Sei cose che accadranno quando l'universo vorrà che tu stia seriamente con qualcuno. Allora, cara Malgasciona, smetti di lamentarti e di andare a cercare le persone sbagliate, perché questo è quello che tu fai normalmente. Vai a impelagarti con persone sbagliate, vai a cercare persone che in realtà non ti possono dare assolutamente nulla. Persone che in realtà sono la peggiore situazione che tu possa vivere. E poi ti lamenti, fai il verso dell'aragosta bollita. Io lo amo, ma mi tradisce. Fai tutti questi versi perché non devi saper cogliere i segnali che l'universo ti manda. Quando sarà il momento di incontrare la persona giusta, ti farà capire che quella è la persona giusta e così la smetterai di lamentarti. Ovviamente devi dare energia a te stessa, devi dare forza a te stessa, altrimenti non riuscirai a ricavare un ragno dal buco. Rimarrai sempre in uno stato, per così dire, di merda, che più di merda non si può e ti lamenterai, ma queste lamentele non ti porteranno a nessun risultato. Quindi devi saper cogliere i segnali dell'universo, perché l'universo è magico, l'universo è magia, l'universo è energia, e se tu sai trovare le energie giuste con l'energia dell'universo, riuscirai veramente a ottenere dei grandi risultati, riuscirai veramente ad essere una persona con buonissime possibilità di vivere veramente una vita intrigante, una vita interessante, una vita che possa essere piacevole da un punto di vista sentimentale affettivo. Ma veniamo quindi al tema: quali sono sei cose che accadranno quando l'universo vorrà che tu stia seriamente con qualcuno? Allora, la prima cosa è che ci sarà un incontro. Un incontro importante in cui condividerai qualche cosa con questa persona. Potrebbe essere la condivisione di un viaggio, potrebbe essere un incontro casuale. Insomma, normalmente non sono quei cazzo di incontri che tu vai a fare nell'app di incontri dove trovi tutti quelli o morti di figa oppure sposati, e neanche nella balera di terza mano della tua città dove vai solitamente sperando di trovare il principe azzurro, ma più che rospi non troverai. Quando l'universo vuole che veramente qualcosa accada, accade nei modi più impensati. E può essere un incontro casuale, può essere un qualcosa che però con una persona che capisci subito che avete interessi simili, ma soprattutto avete una visione della vita simile. E te ne rendi conto istantaneamente, cara carampana. Cara Malgasciona che non sei altro. Seconda cosa che accadrà, svilupperai, e anzi sarà qualcosa di reciproco, un grande interesse reciproco e anche una grande fiducia. È come una sorta di sesto senso, quando la fiamma gemella, se vogliamo, si manifesta. E questo è un qualcosa di molto importante, perché sono eventi sincronici che quando capitano lasciano un segno, quando capitano ti fanno capire istantaneamente che quella è veramente la persona giusta per te, che quella è veramente la persona ideale per avere una relazione che possa considerarsi una relazione stabile, che possa considerarsi una relazione appagante. E il terzo punto è che non richiede che nessuno di voi rinuncia a qualche cosa. Perché spesso si vede l'amore come sacrificio. No, cara carampana, cara malgasciona, l'amore non è sacrificio. Se è sacrificio non è amore. E tu fai sempre questi versi, no? E vuoi che lui rinunci a qualcosa? No, se vuoi che lui rinunci a qualche cosa vuol dire che diventa qualcosa di veramente inadeguato, che non ha né più nessun valore, nessuno deve rinunciare a niente. La relazione non deve richiedere nessuna rinuncia. Questo è il discorso. Ognuno deve, il percorso di vita deve intersecarsi naturalmente. Perché
Perché nel momento in cui devi rinunciare a qualcosa, già la cosa non funziona, ci saranno dei rammarichi, ci saranno dei rimorsi, ci saranno dei rimpianti. Insomma, ci saranno delle cose che non funzionano, quindi non è necessario, anzi non è importante, anzi non bisogna rinunciare a niente. Perché nel momento in cui tu rinunci, già questa relazione è finita. E la quarta cosa è che questa persona è attratta dai tuoi punti migliori, dalle cose che ti piacciono spontaneamente. Cioè, quello che tu fai spontaneamente piace a lui e quello che lui fa spontaneamente piace a te, quindi c'è questo incastro. E tra l'altro quello che lui ti dà, diciamo, a te piace molto, è quello che tu gli dai a tutti i livelli, piace molto, quindi c'è una combinazione potremmo definire alchemica, che è simile, quindi non ci sono tertium non datur, non è che ci sono tre possibilità, no, sono due, uno è per l'altra, l'altra per l'uno, automaticamente, ecco, questo è un punto fondamentale. La quinta cosa è che dopo un po' di tempo non potresti immaginare, diciamo, una persona migliore. Poi, ripeto, questo è un segnale che deve accadere spontaneamente, non deve essere dettato dalla fame, quindi dalla fame d'amore. Come dire, tra le tante possibilità di scelta che hai, automaticamente vai su questa persona e c'è un ancoraggio sul piacere, non sulla sofferenza. Non è detto che poi questi amori debbano durare in eterno, nulla è eterno. La canzone Ti giuro amore, amore eterno, ovviamente è una canzone che non ha nessun senso, però è sicuramente una persona che per un periodo condividerà con te qualcosa di importante. E il sesto punto è che c'è una condivisione totale, anche di una sessualità appagante per entrambi. La sessualità è anche importante, però c'è qualcosa di più, qualcosa che va oltre l'amore sessuale, l'atto sessuale, qualcosa che trascende, qualcosa che dà veramente di più. Ecco, tutto questo quando accade, queste sei cose, quando accadranno queste sei cose, quando tu incontrerai questa persona, perché l'universo vorrà veramente che tu stia seriamente con una persona, con questa persona, e ci saranno questi segnali. Altrimenti, se i segnali non sono presenti, beh sì, può essere che magari puoi anche avere delle relazioni, ma saranno sicuramente le solite relazioni di merda che tu sei bravissima ad avere, e non saranno relazioni che ti appagheranno più di tanto. Poi è ovvio che, come dire, c'è chi preferisce mangiare merda a mangiare risotto, questo è un altro punto di vista. Bene, se questo video ti è piaciuto condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video.